Era un bambino biondo, con gli occhi azzurri, simpaticissimo. Un giorno decise di fare 4 passi nel bosco dietro casa sua. Ah, quanto gli piaceva la natura! Osservava gli alberi, i cespugli, gli scoiattoli che si rincorrevano lungo i rami. Era una giornata semplicemente stupenda. In cielo c'erano gli uccellini e un sole caldo, caldo, caldo. Tutto era veramente perfetto. Non fosse stato che per la presenza di un'astronave piena di lucine nel centro di una radura. Ciao, io sono Mac. A quel punto Marco si girò e vide davanti a sé un extraterrestre. Com'era fatto? Beh, semplice. Era tutto verde, aveva delle antennucce, un simpatico naso a trombetta e una tuta spaziale. Ciao, io sono Mac. Ma come fai a parlare la nostra lingua? Chiese esterrefatto Marco. Semplice. Ho mangiato una di quelle, come la chiamate voi? Ah, sì, caramella. Per me funziona da traduttore universale. Devi sapere che sono giunto fin qui dal pianeta Marte. Io sono un, come dite voi? Ah sì, bambino. E i miei genitori mi hanno permesso di venire qui in visita. Va bene? Va bene, disse Marco. Potrei farti da guida, però aspetta. Devo travestirti, sennò la gente potrebbe spaventarsi. In che senso? Scusa. Niente. Lascia perdere. Allora, vediamo un po' cosa ho qui nel mio zainetto. Ecco, ecco sì, guarda. Facciamo così, Mac. Puoi mettere questo cappellino e poi questa sciarpetta e questi occhiali da sole. Ecco sì. Così sei perfetto, dai, seguimi. E fu così che Marco e Mac andarono a giocare nel parco giochi dietro la scuola. Quanto si divertirono! Iniziarono a salire e a scendere dallo scivolo e giocavano con l'altalena, saltavano la corda, giocavano a nascondino. Nessuno si spaventò per l'aspetto di Mac. Evidentemente il travestimento di Marco aveva funzionato. In seguito i due decisero di andarsi a mangiare un bel panino con formaggio e prosciutto nel bar dello zio di Marco, Dodo. Oh, ma il tuo amico Mac è davvero simpatico, disse Dodo. Avete fatto bene a raggiungermi a quest'ora, non c'è un gran via vai. Mangiatevi pure tranquillamente il vostro panino a quel tavolo. Anzi, sapete qual è il colmo per un pesce? Perdersi in un bicchiere d'acqua. Oppure sapete qual è il colmo per un ognomo? Fare passi da gigante. Sentite questa, il colmo per un contadino? Tirarsi la zappa sui piedi. Ah, quanto si divertirono quei due. Poi decisero di andare in libreria. Sì, Marco adorava sfogliare i vecchi romanzi, i saggi, i libri da colorare. E poi Elisa, la libraia, era così simpatica. Ciao Mac, volevo chiederti, disse Elisa, quali libri ti piace leggere? Beh, devi sapere che noi sul nostro pianeta
non abbiamo dei libri, ma delle proiezioni con luci rosse e gialle a 9 dimensioni. Eh? Disse Elisa. E poi via! Marco e Mac andarono in gelateria e Mac si mangiò un cono, gusti, cioccolato, fior di latte, nocciola. Ah, 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 che bontà! Mi piace proprio tanto! Ah, però adesso sono davvero stanco. Credo che andrò a dormire. Ah, sì? E dove, di grazia? Chiese Marco. Beh, all'inizio avevo pensato di dormire nel bosco, però poi ho pensato, fa piuttosto freddo. E allora mi son detto, mi sdraio comodo, comodo, all'interno della mia astronave. Ah, sì? Ne sei proprio sicuro? Disse Marco. Ma dai, ma cosa stai dicendo? Vieni con me. Sì, ti ospito a casa mia. Avrai un tetto, un letto morbido e caldo. E poi la mia mamma cucina delle lasagne semplicemente squisite. Detto, fatto. I due passarono insieme delle giornate incredibili. Pranzi e cene in famiglia, nuotate in piscina. La sera andavano al cinema. Ah, era meraviglioso. Fino a quando, inevitabilmente, arrivò il momento di doversi salutare. Marco era commosso. Mac, mi mancherai tantissimo. Io sono così dispiaciuto che tu te ne vada, perché questi giorni insieme sono stati incredibili. Io ho trovato in te un vero amico. Non avrei mai creduto di avere un compagno di scorribande come te. Però adesso capisco, tu devi di nuovo raggiungere la tua mamma e il tuo papà e io sono pronto. Sono pronto a dirti addio. No, io invece sono felice perché ho parlato con i miei genitori e ho deciso che l'anno prossimo tornerò nuovamente a trovarti. Sì, ci rivedremo e ci divertiremo nuovamente. E così fu. I due tornarono anche l'anno successivo a frequentarsi e anche l'anno dopo e l'anno dopo ancora e l'anno dopo ancora e vissero per sempre felici e contenti. Ciao bambini! Ciao! Alla prossima storia! Ciao!